proprio tutte le canzoni, può spiegare tutte, eh? Ora, adesso è una hit parade sexy del nonno. Esisteva la hit parade, una, due, quattro, eh? Prima, cantare tutti quelli che sa, eh? Number one. Yes. S'affaccia alla finestra la bella signorina, con voce assai carina chiama lo spazzacamino. S'affaccia alla finestra la bella signorina, con voce assai carina chiama lo spazzacamino. Ma questo era un canto sexy che prima andava dentro, poi lo fa entrare, poi gli fa vedere, poi gli fa vedere il buco del camino, tutta una roba sporca. 14, uno di io, quell'altro che infine le capitoli, eh? Ma addirittura che ne erano le canzoni didattiche per spiegare ai bambini le parti del corpo, so, quei rapicci isolati per quelli che manina bella, so sorella, occio bel, sopra questo è la bocca del forno, questo è il campanellino che fa tiridin, tiridin, tiridin. Ti capisci che Tosati rivea a 15 anni continui a grattarsi in rece e... Non dire avanti al resto? E allora che ne erano le canzoni didattiche, quelle che spieghi al resto del corpo, quella che fia per esempio l'oselin della comare, parabunzi punzi pa, le saltassora la testa, parabunzi punzi pa, l'oselin è la gran festa, e ancor più giù vuole avvolare l'osellin della comare, ancor più giù vuole avvolare l'osellin della comare. Cioè l'osellin pensava con la stessa melodia, e voleva sui denoci, sui piedi, sulle scarpe. E finché lei era fuori dei punti nevralgici, il nonno canteva come una viola, no? Quando arrivava sull'intimo il gripea. Pareva che il nonno l'avesse mangiato cacchino ancora maduri, perché ci dice ci ci ci. Come si fa? L'oselin della comare, l'oselin il fia bauscete. Insomma, gli era timidi. Allora, per superare la timidezza, gli aveva inventato, come che dice gli americani, le canzoni col blackout. Cioè le canzoni che sul pivello non si capisce niente, però si intende subito quel che fa. Tipo questa. Il cacciatore del bosco vide una pastorella. Beh, sulla prima strofa non succede niente, ma sulla seconda te vedea gli uomini che comincia a guardarsi con occhio furbo ciò e comincia a far così. La presa per la mano e la conduce a sedere. La presa per la mano e la conduce a sedere. E dopo comincia con le bave la bocca. Dal gusto e dal piacere e dal godere. Pastorella si addormentò. Dopo quanto si addormentò? Dopo 6 ore magari. Dimmi che non è il blackout. Ma addirittura che n'era i canti quei cifrati per adulti con riserva. Quei tremendi. Era tipo questo. Sto fermo con le mani molinaro e in bomba. Che in mezzo non si capiva niente, cioè i specifichi a ben fino a una certa altezza e dopo i dia e bim bom bam tiro su e rosina d'albero. Forse e si capiva quel che voleva, ma non si sapeva ben tutte le operazioni fatte durante, no? Che però il canto era importante anche sotto il profilo sociale e sociologico, perché da come chi canteva si capiva se in casa comandava il nonno o la nonna. Questa versione dove comanda l'uomo, il nonno, perché dove comandava la nonna la finale era diversa, perché la fea Rosina dammela. Mentre
non si danno per carità, si danno per amore. Oddio, che neanche quelle che la dà gratis e viva, vabbè. Mai canto più birichiglio. Lei era quel più innocente di tutti. Era quel canto che avevo sempre cantato in compagnia senza pensargli massa alle parole. Non so se lo sapete, e se lo sapete cantelo in coro, e se non lo sapete lo imparé. Pronti? Ultima, pronti? La strada del bosco, le lunga, le larga, le stretta. Mi forte, dai! La strada del bosco, le lunga, le larga, le stretta. Adesso vi dicevo gli altri, quando mai del matto, del bosco, cioè del matto, avete trovato una strada che contemporaneamente la sia lunga, larga e stretta? Questo era il canto per i pizzoc, per i piallocchi. Perché si capì subito quel che la vuol dire, no? È il canto proprio quando che un uomo aveva 40-50 anni e ancora non si era sposato, sua mamma la diceva: Tonini, nel caso che te maride, mare, perché? Così, oltre ad avere qualche beneficio che ti aiuta in casa, potresti godere di alcuni optional, diceva la mamma. E richiesti optional, ma lei, insomma, ascolta la strada nel bosco che là le descritto nel dettaglio la struttura architettonica dell'optional più importante ed il suo corretto uso. Difatti, come fa la canzone adesso insieme? Le fatta a barchetta, le fatta per fare l'amore. Diciamo è così? Le fatta a barchetta, le fatta per fare l'amor. Yeah. Hey. Ciao! Ciao! Arrivederci ancora, Serevina! Ciao!